Contagi, ricoveri in calo nelle Marche. Il governatore Francesco Acquaroli invita a tenere alta l'attenzione. Altri 15 decessi in 24 ore, ospedali sotto pressione. Sono partiti i vaccini a domicilio, ma molti medici non hanno aderito. Su Fano TV il dottor Enzo Corso di Terre Roveresche. Non condivido la scelta, ma le capisco, procedure complesse e troppa burocrazia. Addio a Luigi Scatassi, ex dipendente della provincia di Pesaro e Urbino, campione del mondo con la nazionale di pesca sportiva da natante. Sabato i funerali a San Lazzaro di Fano. Ecco il nuovo progetto della variante di Gimarra. Avrà 6 rotatori, un ponte e una sola galleria. Prevista anche la pista ciclabile. Ora il confronto con la città e poi la decisione in consiglio comunale. 60 pergamene in legno con gli auguri di Buona Pasqua, il progetto dei circoli anziani di Fano che omaggiano le autorità e le associazioni del terzo settore. Uova di cioccolato, colombe con lievito madre, materie prime di qualità sulle tavole degli italiani, torna a farsi largo la tradizione con i prodotti artigianali del territorio. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dal nostro sommario. Nelle Marche rimane alto il numero dei decessi legati al coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone di età compresa tra i 62 e i 92 anni, 7 le vittime residenti nella provincia pesarese. Invece i positivi sono 487, più di un terzo rilevati nella provincia di Ancona, che è seguita da quella di Pesaro Urbino. I ricoveri negli ospedali sono in leggero calo, i pazienti in terapia intensiva scendono a 143, mentre quelli in semi-intensiva a 211. Domani poi sapremo se le Marche rimarranno in zona rossa. Sui contagi è intervenuto il presidente della regione Francesco Acquaroli, che ha segnalato una anomalia nel calcolo del dato di ieri. Questo, ha detto il governatore, non deve farci assolutamente rilassare, perché nonostante ciò resta comunque un dato molto alto, con 650 positivi di cui 81 sintomatici, che speriamo resti un caso isolato. Invece il dato dei positivi riscontrati oggi ci dice che sta continuando la decrescita del contagio e che le misure messe in atto stanno producendo i loro effetti. Raccomando sempre di tenere alta l'attenzione, ha concluso Acquaroli, perché le nostre strutture ospedaliere sono ancora sotto pressione. Ed è deceduto dopo una lunga malattia Luigi Scatassi, dipendente in pensione della provincia di Pesaro Urbino, molto noto in particolare nell'ambito della pesca sportiva. Dopo una lunga malattia che ha affrontato con forza e grande dignità, si è spento ieri pomeriggio, all'età di 85 anni, Luigi Scatassi. Volto noto sia a Pesaro, dove era nato, sia a Fano, dove invece viveva, Scatassi lascia una numerosa famiglia. Era un dipendente della provincia in pensione, ma è stato anche commissario tecnico della Nazionale di Pesca Sportiva da Natante. Ha vinto il titolo mondiale nel 1985, il titolo europeo dell'88 e numerosi tornei internazionali. Scatassi è stato anche vice campione del mondo con gli azzurri nel 1984 e con la squadra di San Marino nel 79. Per 2 mandati olimpici consecutivi è stato consigliere nazionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e per altri 2, a cavallo degli anni 80 e 90, presidente nazionale del settore mare. Tra i migliori pescatori sportivi italiani, sia in mare che in acqua dolce, nel 1962 è stato tra i fondatori della società SPS Pesaro, che ha guidato per oltre 25 anni. Chi lo ha conosciuto gli riconosce l'onestà e il merito di aver avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore sportivo nella nostra provincia, portando dal livello amatoriale al miglior livello agonistico. I funerali di Scatassi verranno celebrati sabato mattina alle ore 10 nella chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano. E proseguono i vaccini a domicilio per gli over 80 non deambulanti. Non tutti i medici di base però hanno aderito all'iniziativa. Oggi abbiamo intervistato un dottore di Terre Roveresche che ci ha spiegato le tante difficoltà. Noi siamo i soldatini, però spesso gli ufficiali latitano.
Sono critiche costruttive quelle che arrivano da Enzo Corso, medico di medicina generale di Terre Roveresche, che oggi interviene sui vaccini a domicilio per anziani non deambulanti. Infatti, dopo circa 3 settimane dall'accordo sindacale tra regione e medici di base, purtroppo si registrano diversi problemi. Nel distretto di Pesaro hanno diritto soltanto il 60%, a Fano circa il 70%, mentre più dell'80% a Urbino. Ciò che ha frenato la decisione di molti dottori è la difficoltà nella gestione del lavoro a partire dal carico burocratico. Sulle loro spalle è ricaduta l'intera organizzazione, dal ritiro dei vaccini a come prepararli e conservarli, dai moduli da compilare fino ai dati da inserire su un sito al termine della giornata, il tutto al di fuori dell'orario di ambulatorio. Dottore, intanto per quale motivo ha deciso di aderire a questo accordo con la Regione? Per un senso di dovere, solo per questo, per un senso di dovere nei confronti dei miei pazienti più anziani, perché tutto il problema della vaccinazione è stato gestito molto male. E c'è stata questa grossa delusione da parte mia, anche perché in giunta, o perlomeno nel Consiglio regionale, c'è anche un medico di famiglia che conosce le problematiche di noi medici. Se la regione o perlomeno o anche lo Stato avessero voluto vaccinare seriamente, potevano disporre di una rete capillare di medici con il supporto di un infermiere, così si poteva fare moltissimo, fare anche 50-60 vaccinazioni al giorno. Ognuno di noi conosce i propri pazienti. E saremmo potuti andare benissimo, nel giro di un mese e mezzo, avremmo vaccinato tutti. Il dottor Corso, che ha ricevuto una fiala di AstraZeneca e una di Moderna, l'altro giorno ha impiegato più di 3 ore per somministrare la prima dose a 11 pazienti. Io, fra l'altro, per registrare anche i dati dei pazienti che ho vaccinato, mi aiuterà un medico, il figlio di una mia collega, perché io faccio fatica. Adesso io già alcuni li ho vaccinati e devo ancora comunicare questi dati. A me, anche se non mi pagano, non me ne importa niente. Io l'ho fatto solo per i miei pazienti. Ci sono alcuni medici, prosegue il dottore, che vivono per il loro lavoro, altri vanno avanti per il senso del dovere o per avere una pensione dignitosa. Poi, ha detto, c'è chi non ne può più di tutti questi carichi burocratici, sono frustrati e per questo non hanno aderito all'iniziativa. Chi è negli uffici non si rende conto di quello che è il nostro lavoro. È inutile che alla gente dicano i medici non vogliono vaccinare oppure si riempiano di retorica, apriamo i punti vaccinali, eccetera. E allora cominciamo a organizzare fin da adesso quella che sarà la vaccinazione, che dovrà essere fatta in autunno, perché se no in autunno di nuovo siamo con la retorica dei punti vaccinali, eccetera, eccetera. Però dobbiamo garantire decine di milioni di dosi che ci devono essere. Altra cosa fondamentale, prosegue Corso, è capire quanto sia la durata dell'immunità dei vaccini. D'altra parte, noi medici dobbiamo dare il buon esempio, ha dichiarato. Dobbiamo vaccinarci, ma anche vaccinare per un senso del dovere. È una cosa giusta, è una cosa etica, deontologica vaccinare. Però, ripeto, non giustificando, però comprendo le ragioni di chi si è rifiutato. Ecco, e non li demonizzo. A Pesaro i volontari di quartiere hanno iniziato a distribuire buoni spesa alle famiglie in difficoltà. Il Comune ha stanziato 490.000 euro per aiutare tutte le 2.200 famiglie che hanno presentato la domanda. Altri 680.000 euro sono stati destinati al fondo anticrisi per far fronte al disagio abitativo e alle emergenze sociali. Per il fondo le famiglie riceveranno 1.000 euro, mentre per i buoni spesa la cifra media è di 230 euro a nucleo. A Fano invece il Comune ha illustrato il progetto sulla variante di Gimar realizzato da una società di Perugia. Nelle prossime settimane verrà presentato alla città e al Consiglio Comunale, che poi dovrà decidere sul futuro di quest'opera da 20 milioni di euro. Avrà 6 rotatori, un ponte e una galleria per una lunghezza di 3,5 km. È la variante di Gimar, illustrata oggi dal Comune di Fano, che lo scorso dicembre aveva affidato lo studio di fattibilità alla società di Perugia Sintagma. Obiettivo: confrontarlo col progetto realizzato dal Comune e migliorare la viabilità esistente con soluzioni alternative e meno onerose, ma sempre nel rispetto dei vincoli e della tutela dell'ambiente. La strada, per la quale la Regione Marche ha stanziato i fondi in base a un accordo del 2018, dovrà collegare
collegare il quartiere della Trave con la Statale 16. Costo dell'opera 21 milioni e 500 mila euro, ma il prezzo è soggetto a ribasso d'asta di circa il 25%. La prima variazione riguarda la larghezza della strada. Mentre prima era prevista una larghezza di 8,50 m, adesso è prevista una larghezza di 9 m, quindi due carreggiate da 3,50 m più un metro di banchina per parte. La seconda modifica sostanzialmente è quella che elimina una galleria naturale nell'abitato di Gimarra e sostituendola con un passaggio intorno alla collina, comunque nel rispetto dell'ambiente e lontano dalle case di Gimarra. Ci sono previste sei rotatorie. La prima lungo via Aldo Moro, la seconda lungo via del Torrente, la terza lungo via del Carmine, la quarta lungo via di Villa Giulia, la quinta si trova per permettere l'accesso diciamo all'abitato di Gimarra e poi sulla Statale 16. Il progetto Prosegue Fanisi comprende una pista ciclabile larga 2,50 m che partirà da via Aldo Moro alla Trave e terminerà alla rotatoria di via del Carmine a Gimarra. Verrà realizzata soltanto sul lato e sarà bidirezionale. Il progetto quindi si sviluppa da via Aldo Moro, si avvicina e passa dietro il campo da calcio della zona Trave, lambendo in particolare un angolo della pista Zengarini e del circuito podistico Marconi, sempre lontana dalle case e sempre nel rispetto dell'ambiente, con opere di mitigazione che renderanno invisibile questa strada, per poi attraversare comunque il torrente Arzilla in prossimità della zona Carmine e con una rotatoria davanti appunto la chiesa del Carmine, proseguire poi verso la Statale 16. La rotatoria davanti alla chiesa del Carmine è un elemento particolarmente difficile da gestire e abbiamo valutato anche la possibilità di poter migliorare l'attraversamento lungo via del Carmine, in quanto potremmo chiudere anche un piccolo tratto di strada non dando problemi alla viabilità interna. Abbiamo spostato la rotatoria del Carmine lontana dalle case e più in basso rispetto alla chiesa e abbiamo anche previsto in programma la possibilità di qualificare il sagrato della chiesa del Carmine in maniera tale che possa essere anche più ariosa rispetto a quello che è adesso, costretta così tra un bivio di due strade. È una grande occasione che non possiamo perdere, ha concluso Fanisi, sia dal punto di vista economico sia per l'aumento della qualità della vita. Nelle prossime settimane, ha assicurato invece il sindaco in conferenza stampa, apriremo una discussione e un confronto con la cittadinanza. Poi il progetto passerà in consiglio comunale per il via libera, difficile ad oggi stabilire i tempi di realizzazione a causa della burocrazia, in dubbio anche se si riuscirà a partire, in caso di approvazione, entro il mandato della Giunta Seri. E sempre a Fano, da mercoledì 7 aprile inizieranno i lavori di riqualificazione con nuovi arredi in via Garibaldi. Nel tratto che va da Corso Matteotti a Piazza Fratelli Rosselli verranno installate nuove panchine, fioriere, nuovi cestini e alcuni portabici singoli e a rastrelliera. A breve partiranno anche i lavori della ciclabile in via 4 novembre e in via Negusanti, che in continuità con via Garibaldi costituiscono la linea 6 del biciplan che collegherà Sant'Orso con il centro storico. E al via anche la progettazione della ciclovia del Foglia, che sarà lunga circa 30 km per un investimento complessivo di 5 milioni e 500 mila euro. L'opera collegherà i territori di Pesaro, Monte Labbate, Valle Foglia, Tavuglia e Monte Calvo in Foglia. I comuni coinvolti hanno dato l'ok alla realizzazione secondo la divisione dei compiti pattuita e che sarà messa nero su bianco in un accordo sottoscritto da tutti. La regione si occuperà della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione, mentre i comuni effettueranno gli espropri e poi in futuro dovranno garantire la manutenzione dell'opera. Cambiamo argomento. In occasione delle festività i circoli anziani di Fano hanno omaggiato le autorità e le associazioni del terzo settore con 60 pergamene ma anche con uova di Pasqua. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Un bel progetto che ha visto coinvolti 20 anziani, over 70, provenienti dai vari circoli ricreativi della città. Attraverso la loro manualità artistica, in circa un mese hanno realizzato 60 pergamene in legno, che poi sono state donate alle associazioni del terzo settore che operano a favore degli ammalati, dei diversamente abili e agli anziani.
Un'iniziativa che ha come obiettivo quello di non rassegnarsi nonostante i tempi difficili e rimanere sempre attivi, utilizzando al meglio il proprio tempo a disposizione. Il valore vero di questo progetto, che consiste nel donare a tutte le associazioni, le realtà che nella nostra città, e sono tante, perché Fano ne ha tante, si occupano di solidarietà, che aiutano gli altri, che fanno volontariato e che danno anche il senso della gentilezza, un tema che a me è molto caro. E l'iniziativa è donare non solo l'uovo di Pasqua, siamo in questo periodo, ma anche una pergamena in legno realizzata direttamente dai circoli anziani, con la collaborazione anche nel confezionamento anche dei ragazzi, delle persone con disabilità che frequentano il CTL San Lazzaro. È un bel connubio e il valore vero è che ci danno davvero un esempio, l'esempio che noi ne usciamo davvero solo se puntiamo sulla solidarietà, se la riconosciamo e se diamo anche a coloro che si impegnano giorno per giorno nella solidarietà, nel volontariato, nell'aiuto con gli altri, un riconoscimento e un gesto d'affetto. L'iniziativa, che rientra nell'ambito Old But Gold, finanziato dal Comune in collaborazione con la Proloco di Fano, l'assessorato al welfare, grazie al coordinamento di Giorgio Falcioni e Sauro Berluti, ha visto consegnare sia le uova che le pergamene in legno anche ai rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose. Quindi è davvero un modo gentile, con un gesto d'affetto, per fare a tutta la comunità da parte dei circoli anziani e della Proloco, che gestisce questo progetto, gli auguri di buona Pasqua. E sulla tavola di Pasqua tornano i dolci, dalle uova di cioccolato alle colombe con lievito madre. Si prediligono i prodotti artigianali, ma con materie prime di qualità. A farsi largo la qualità artigiana anche per i dolci, colombe, uova di cioccolato, prodotti regionali. A rilevarlo è un'indagine condotta dalla CNA Agroalimentare. A Pasqua si prevede che su 8 tavoli italiani ogni 10 venga servito un dolce. Una famiglia su 10 farà spazio alle tradizioni della propria regione, ma a farla da padrona sarà la colomba. Il fanese Andrea Urbani dell'Accademia Maestri Pasticceri d'Italia quest'anno ne ha sfornato un migliaio per 10 quintali di bontà. Da quelle classiche con scorze d'arancio a quelle al cioccolato, fino alle colombe più particolari, ai frutti di bosco, al pistacchio con le amarene, alle fragole col cioccolato bianco oppure alle albicocche con amaretto e farina di mandorle. Ovviamente il Covid è un freno tirato per tutti, comunque la colomba artigianale sta spopolando. Ti dico la verità, anche quest'anno, nonostante tutto, ci abbiamo delle richieste a GoGo e il prodotto artigianale, quello di qualità, perché c'è una differenza tra il prodotto artigianale e quello industriale, perché oggigiorno ovviamente l'industria cosa ha fatto? Chiaramente si è armata cercando di fare un prodotto sempre più di qualità, con materie prime di qualità, per controbattere, diciamo così, il discorso della colomba artigianale. Però c'è una cosa che l'industria non può mai, purtroppo, mettere in campo: la manualità, quindi l'artigianalità proprio. E la differenza si sente, come oggi nel laboratorio di Andrea trionfa la colomba nella sua versione tradizionale. Ben 72 sono le ore necessarie per produrla. Fondamentale, infatti, è la lunga lievitazione. In pasticceria gli ingredienti sono sempre quelli: zucchero, uova, latte, burro. Diciamo che la colomba è un prodotto ricchissimo di burro, ma l'ingrediente che fa la differenza è il lievito naturale, quindi questo lievito che viene preparato con solo acqua, farina e microorganismi, che sono gli enzimi naturali, quindi che si moltiplicano e danno forza all'impasto. Un lievito che ha bisogno di essere rinfrescato ogni 4 ore, quindi dargli da mangiare, perché ovviamente dobbiamo dargli nutrimento, che per lui il nutrimento è la farina. Altro dolce in preparazione è la torta dedicata alla città di Fano, presentata in occasione del programma Sky Cake Star, una sfida tra pasticceri vinta dal maestro Urbani. Abbiamo vinto, diciamo, come miglior pasticceria della provincia di Pesaro, tengo a sottolinearlo perché anche se siamo famenesi c'è stata un po' di polemica. Vabbè, è una torta che ho voluto ideare e dedicarla a Fano, perché ovviamente non abbiamo un dolce tipico,
Abbiamo la moretta però che ci contraddistingue come unico prodotto del territorio, quindi nel dolce ho pensato di metterci della moretta. Infatti il dolce è composto da una base di un croccante, c'è due strati di pan di Spagna con all'interno una crema al mascarpone, un gelé di moretta proprio per dare questa sensazione di moretta e poi una mousse al cioccolato al latte. Glassata come vedi con un tono bronzo per dare un po' l'idea dell'antichità. È ovviamente la Dea Fortuna che ovviamente è il simbolo della nostra città. Va in pensione il vicecomandante della Polizia Locale di Fano, Sandro Di Quirico. A ringraziarlo del lavoro svolto è stato anche il sindaco Massimo Seri mediante una lettera. In questi anni, ha scritto il primo cittadino, ho sempre potuto constatare abnegazione e vera professionalità dimostrata anche nei momenti più delicati. Ho apprezzato il senso di responsabilità quando il comando è rimasto senza dirigente, ma anche quando potevi manifestare delle rivendicazioni, ha proseguito il sindaco. Tu hai scelto di mettere al primo posto l'interesse dell'amministrazione. Ed infine, ha aggiunto Seri, ho ammirato la grande prova che hai dato nella difficoltà della pandemia. Vivendo sulla tua pelle questo terribile male, ci hai insegnato a lottare con dignità e coraggio. E con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 7 in diretta con il commento alla stampa insieme al direttore Marco Ferri. Buona serata.